qui con noi su Eninem News la presidente del Soro Optimist di Grottaglie, Mimma Marseglia. Buonasera. Buonasera. Buonasera per quanto riguarda la medicina di genere, questa sera cosa ha da proporre e perché c'è anche il Soro Optimist? Allora, come tutti sapete, il Soro Optimist è un club fatto di donne che si occupa dell'avanzamento della condizione femminile e naturalmente oltre a tutte le altre problematiche che porta avanti anche la medicina, perché oggi parliamo di medicina di genere, perché non è vero che le patologie degli uomini si presentano oppure si curano in maniera uguale tra uomini e donne, ma ci sono delle differenze. Noi portiamo come nostro progetto nazionale l'osteoporosi e la medicina di genere per sensibilizzare la medicina a prendere dei provvedimenti in merito alla cura sia della medicina di genere che anche, cura anche altre patologie, le differenze di altre patologie, ma anche dell'osteoporosi, che è una malattia prettamente femminile, cioè è più dannosa, diciamo, per noi donne, dovute anche alle diverse cause come la menopausa o l'invecchiamento, a differenza degli uomini. E ho visto anche che il Soro Optimist è attivo a livello governativo nelle proposte proprio sulla medicina di genere, no? Sì, e noi siamo presenti a livello nazionale con delle nostre rappresentanti sia per quanto riguarda la parità di genere sia nel mondo del lavoro e anche nella medicina. E per quanto riguarda la medicina di genere stiamo portando avanti questo progetto che riguarda in modo particolare l'osteoporosi che tratteremo oggi. Naturalmente lasciamo ai medici, ai professionisti tutte le nozioni che bisogna dare per la cura, per la prevenzione e quant'altro. Noi ci occupiamo solamente in questa giornata, abbiamo voluto fare una collaborazione con l'UDEL anche perché crediamo che l'insieme di tante associazioni sicuramente portano avanti questi progetti e possono portare alla soluzione in maniera più facile e più intensa.